Allora, dicevamo che in Marlin, oltre ad avere appunto il singolo clicca scelta, è possibile anche selezionare, quindi diciamo per ovviare un po' alla possibilità che il singolo click possa farci aprire dei file inavvertitamente, perché magari per esempio, talmente abituati da anni al doppio clic che si va a selezionare un file senza accorgersi, si fa un semplice clic, ma non è la selezione, e questo file si apre immediatamente perché la selezione avviene subito con il singolo clic. È una questione di abitudine anche. Ecco, e diciamo che in Marlin, un po' come in KDE nel file manager Dolphin, è stato adottato questa funzionalità dei simbolini. Dei simbolini sull'icona, che si sovrappongono quando si passa col mouse sull'icona, appaiono due simboli sostanzialmente. Uno è il più quando il file non è selezionato, il più, quindi senza usare tasti, senza niente, senza toccare nulla, senza usare per esempio il control, come si farebbe in Nautilus per selezionare uno specifico file, si può andare proprio sul più e il file è selezionato. Vedete, è selezionato in questo momento. Così lo diseleziono, faccio il più, è selezionato, e a posto del più appare immediatamente il meno per deselezionare il file. Quindi seleziono col più, seleziono col più, a questo punto ho selezionati entrambi. Oppure si può scorrere col mouse da una zona vuota, come un classico, e si selezionano entrambi. La stessa cosa si può fare anche dall'elenco dettagliato. Dicevo la stessa cosa, la selezione col mouse intendevo per stessa cosa, perché in Marlin, se si parte da una zona vuota, scusa, se si parte ecco, scusate, non mi ricordavo più, non è da una zona vuota, ma quella solo nella visione a icone. Si parte da una zona che non, dove non ci sono icone, si trascina e si seleziona, come anche in Nautilus. Nella selezione, nella visualizzazione dettagliata si parte, ecco qui, due file sono un po' pochini, magari vale la pena. Ecco, l'elenco delle cartelle del file di sistema lo mettiamo anche per il Nautilus. Elenco di dettaglio. Ecco, voi sapete che da sempre, da quando esiste nome Nautilus, in questa visualizzazione non è possibile selezionare trascinando il mouse, ma iniziano a trascinarsi le cartelle, che non è il massimo della vita. Per selezionare più cartelle si deve usare lo shift partendo da una selezionata, oppure il control per selezionarle così. Ecco, in Marlin invece è possibile selezionare più file. Problema in Marlin col quale dobbiamo convivere, perché, come ho già detto all'inizio del video, è un progetto giovane, stadio alfa, un po' come l'Ubuntu, e quindi queste cose succedono, non devono impressionarvi troppo perché possono succedere. Allora, dicevamo, la selezione multipla. La selezione multipla può avvenire anche partendo da una riga qualsiasi e trascinando il mouse, cioè lo si tiene premuto, si trascina, e vedete che si può tranquillamente, trascinando il mouse, selezionare più cartelle. Ok? E questo non è male. Diciamo che è una funzionalità in più che viene concessa rispetto a Nautilus, che non l'ha mai avuta, e non so se prima o poi la implementeranno nello stesso modo. Insomma, qui si parte da una riga qualsiasi, al contrario, ecco, magari qui si vede, al contrario della visualizzazione a icona, qui non si parte da una zona vuota, vedete, non reagisce, ma si parte direttamente da una riga, si tiene premuto e si trascina.
selezionati i due file. Voilà, questo volevo mostrarvelo. Poi seleziono icone, naturalmente il più o il meno vale anche per le cartelle, non solo per i file, avete visto. Ecco, vantaggi, insomma, più o meno una rapida carrellata, insomma, sui vantaggi che ci sono in Marlin rispetto a Nautilus. Poi, se facciamo un click con il tasto destro sul percorso qui sopra, questo non l'ho scritto di qua, ma si comporta in modo diverso. Vediamo un po' se posso entrare sotto un paio di cartelle di più. Ecco, facciamo così. Vedete che se faccio tasto destro sul percorso qui sopra in Nautilus non c'è niente, se non che escono le solite opzioni copia, incolla, apri nuova scheda, eccetera eccetera. Il Marlin è un po' diverso, usiamo lo stesso percorso per coerenza. Ecco, qui siamo posizionati allo stesso punto, vedete, disco USR share, disco USR share, tanto che qui se facciamo tasto destro sopra escono le altre cartelle che sono allo stesso livello dell'altra, ovvero di quella sopra. Non so se sono riuscito a essere chiaro. Comunque, qui siamo nella cartella share, ci sono queste sottocartelle. Se io faccio tasto destro nella share, che è una sottocartella della USR, mi appaiono tutte le altre cartelle allo stesso livello della share stessa, che è qui, che sono delle sottocartelle della USR. Quindi automaticamente con il tasto destro su una cartella allo stesso livello posso andare ad esempio nella lib, oppure posso tornare nella share direttamente agendo su questo pulsante del percorso. Ecco, USR la stessa cosa, vedete ce ne sono di più, si può scorrere, posso andare media, posso tornare in USR, posso entrare di nuovo nella share, mi ritrovo nello stesso punto, entro in alza mi verranno fuori tutte le cartelle allo stesso livello di alza sotto la share e posso entrare una qualsiasi, tanto per entrare, e voilà. A sua volta la CUPS presenta le stesse, di nuovo lo stesso elenco della share, la share di nuovo games, eccetera eccetera. Avete capito? Un altro, secondo me, vantaggio di navigazione fra cartelle veloci: se avete un percorso anche lungo potete posizionare direttamente a un certo livello in un'altra cartella. Poi avete questo pulsante per le preferenze, che vedete il comportamento, qui potete decidere se farlo diventare file manager di default oppure no. Mostra le icone, dimensioni varie delle icone, il formato data, eccetera eccetera, le estensioni, quindi i plugin, io ho installato solo Ubuntu One ed è attivo, eccetera eccetera. È molto pratico, trovo, anche se ripeto, avete visto che mi è saltato un paio di volte, e questa dimostrazione di quanto sia giovane, infatti è ancora giovane e immaturo. Questo è uno svantaggio, ovviamente, adottare solo Marlin vuol dire far conto ogni tanto di qualche difettuccio qua e là. Cosa volevo dirvi d'altro? Ecco, appunto, vedete l'anteprima, questa ve l'ho già detto. Non so se ho tralasciato qualcosa di importante, andiamo avanti nei punti. Qui nel frattempo non si sa ancora se avrà un vero successo o meno. Ecco, questo, come ho detto all'inizio del video di questa ultima parte della miniserie, molti progetti nascono, molti progetti muoiono. Marlin, a sensazione, a pelle, sembrerebbe essere uno di quelli che restano, che sono nati per restare, perché sono di una buona qualità e si vede subito che sono fatti bene, che conquistano la simpatia dell'utilizzatore, perché se ne vede l'utilità immediata. Ma tuttavia, chi lo sa, il futuro
si vedrà, è solo il futuro e gli utenti che decideranno il destino di Marlin. Ecco, uno svantaggio vero e proprio che allo stato attuale non ho nessuna notizia se verrà colmato o meno è che gli manca l'integrazione con il sistema di backup DejaDupe. Visto che può convivere con Nautilus, al limite nessuno vieta che io possa averli installati entrambi, cominciare ad abituarmi a usare Marlin per la maggior parte del tempo. Se ho bisogno di interagire con DejaDupe sul singolo file o la singola cartella, posso comunque aprire ancora Nautilus, perché non si pestano i piedi uno con l'altro, sono due applicativi diversi, possono benissimo convivere assieme. Come vedete, io qua li ho installati assieme, Nautilus e Marlin. Cosa vuol dire DejaDupe? Questo ve lo posso far vedere ovviamente solo in Nautilus, per ovvi motivi, come vi ho appena detto, perché il plugin, diciamo così, l'estensione, sperando che prima o poi arrivi, per DejaDupe attualmente non c'è. Non so se arriverà mai, chi lo sa. Comunque, cosa intendo? Allora, entriamo in Nautilus qua sopra e vediamo. Io ho già fatto dei test, quindi ve lo posso mostrare a livello pratico cosa si intende. Quindi il famoso tasto destro, ecco, tra l'altro, scusate, apro prima una parentesi, no, finisco questo punto, se no interrompo un discorso e non va bene. Allora, tasto destro, a parte Ubuntu One, c'è un ritorno a versione precedente. Cosa significa? Se io schiaccio qua, si apre la funzionalità di ripristino di DejaDupe, che è, come ho già avuto modo di dire in altre parti precedenti della mia miniserie, DejaDupe si integra perfettamente con Ubuntu One per offrire una soluzione completa di sincronizzazione e backup. Backup, naturalmente, che se è un backup progressivo, continuo, offre anche la possibilità di avere più versioni di uno stesso file salvato in tempi diversi, quindi proprio le versioni come offrono anche Voila o Dropbox o altri servizi. Qui si possono creare più versioni gestite nel numero, secondo come decidiamo noi, di quanto tempo tenere il backup e di conseguenza di quanto tempo tenere i vari esemplari di un file. Ecco, in questo caso, per esempio, test versioni backup mi sembra il nome indicativo, li ho salvati qui e dico ok, questo file ho fatto tasto destro, voglio ripristinare una versione precedente, faccio avanti, lui mi verifica i suoi archivi e mi visualizza una tendina dalla quale io posso scegliere data e ora di quando è stata creata la versione. Ecco, DejaDupe, se vi ricordate, può essere automatizzato a scadenze regolari, una volta al giorno, settimana, mese, oppure c'è un pulsante con su file backup ora, quindi se io lo faccio 10 volte al giorno, lui mi creerà 10 orari diversi, 10 versioni in un giorno. Ecco, questo nulla vieta, però automaticamente il periodo più ravvicinato è una giornata, quindi potrei avere il 7.1, l'8, il 9, il 10, eccetera eccetera. Ecco, qui posso scegliere dal più recente verso il meno recente quale versione ripristinare. Poi si fa avanti, lui mi dice guarda, faccio questo e ti sto per ripristinare questo che è stato fatto all'orario 17.09, ciò ripristina. Qui, se non mi sbaglio, non mi chiede la password perché non l'avevo messa per questioni dimostrative. Comunque, ecco, me l'ha ripristinato a quell'ora e vedete 27 byte. Quella versione c'era scritto prova per DejaDupe, punto, è finita lì. Se io adesso ripristino l'ultima versione, torno a ripristinare versione precedente, rientro, faccio lo stesso percorso, verifica backup e dico non alle 9.17.09, 17.13 che è poi l'ultima versione più recente, ripristina. E voilà, è tornato 94 byte, non più 27, perché ci ho messo, vediamo se veramente funziona come promesso, e funziona come promesso. Fate conto che adesso ho usato un set di backup
nella cartella locale. Cosa volevo dire? Cartella locale, ma fate conto che integrando con Ubuntu One queste versioni sarebbe andate a prenderle nella vostra cloud personale, nella vostra, ecco, saltato anche il gedit, nella vostra nuvola personale. Ecco, mentre vi parlavo di questa integrazione con DejaDo che in Marlin non c'è, dico ancora o chissà poi se giungerà mai, comunque non c'è, vedete, tasto destro non posso, non ho questa praticità, ce l'ho solo con Nautilus al momento. E non è indifferente questa praticità quando si usano le versioni di backup. Mi è venuto in mente che non vi ho parlato brevemente anche del menu tasto destro che standard in Nautilus ha le classiche opzioni apri con l'applicazione per difetto oppure con un'altra, taglia, copia, incolla, crea collegamento, rinomina, copia, bla 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 bla, sposta nel cestino, invia, ritorna, comprimi Ubuntu One proprietà. Ecco, in Marlin allo stato attuale abbiamo anche lui apri con l'applicazione per difetto, quindi simile, uguale, apri con un altro applicativo, taglia, copia, rinomina, manda nel cestino, oppure qui c'è già integrato, cancella senza passare dal cestino, quindi direttamente le proprietà, i famosi colori che vi ho già mostrato. C'è già integrato di mandare verso un CD per scrivere su un CD, di stampare, di comprimere, eventualmente decomprimere, quindi creare un archivio compresso e l'Ubuntu One. Ecco, quello che manca rispetto al Nautilus, per esempio, è l'invia, il famoso invia per creare email, come vi ho già descritto nella parte precedente, quindi questo c'è in più. Questi due sono in più, insomma, invia e ritorno a versione precedente. Essendo gestito a estensioni, a plugin, nulla vieta che prima o poi possano apparire quelle opzioni che per il momento mancano qui nel tasto destro. Ce ne sono di più, ce ne sono di meno. Ecco, nelle proprietà vedete che sono presentate in modo, secondo me, anche più carino. Facciamo la stessa cosa, proprietà di Nautilus, e questa è la classica proprietà di Nautilus con più schede. Ecco, diciamo così, Nautilus ha più schede, quindi il nome, che tipo di documento sia. Qui è tutto raggruppato invece in un dialogo solo, vedete il nome del documento è qua sopra, la grandezza è qui e qui, il percorso è qui, che qui è morto, cioè potete solo copiarlo e incollarlo, mentre qui il percorso è direttamente cliccabile e vi apre la cartella di dove si trova questo percorso, potete già cliccarci sopra, potete dire direttamente qui con cosa aprirlo. Apri con questa scheda, i permessi sono in una scheda a parte, qui invece sono qua, potete anche raggruppare, vedete, chiudere questo dialogo, è tutto in uno solo, trovo anche molto più pratico. Legge, scrivi, eccetera, eccetera. Qui sono delle tendine ad una, forse meno pratico che Marlin, che c'ha proprio i pulsanti diretti e non tanto la tendina che dovete andare a cercare a una, ma vedete che il proprietario è l'unica tendina, resta tutto un pulsante immediato, molto, molto più pratico, trovo. Quindi vedete che diciamo che i vantaggi già adesso, secondo me, così sono già di più, sono già maggiori i vantaggi che non gli svantaggi. Purtroppo c'è la mancanza, più che l'invia, che questo vabbè, si apre Gmail, si fa un allegato, non è poi che è una strada alternativa che francamente io non ho mai usato se non una volta o due in vita mia. Non è che piango se manca l'invia, ecco, più che altro mi spiace che manca proprio questo, l'integrazione con le versioni di DejaDo. Ecco, questo arrivasse questa estensione, questo plugin per Marlin sarebbe per me praticamente perfetto e vorrebbe dire che probabilmente potrei decidere di migrare verso Marlin piuttosto che Nautilus. Ecco. Bah. È stata un po' una faticaccia questa miniserie, comunque sono riuscito, fra tutte
qualche difficoltà usando versioni alfa di programmi, addirittura di Ubuntu, insomma, qualche difficoltà c'è. Ubuntu One ha fatto un po' i suoi capricci, però mi sembra di aver visto che finalmente si è deciso a funzionare oggi, un po' meglio che l'altro giorno. Vediamo un po' se vedete file sincronizzati, aggiornati, finalmente si è deciso. Beato lui che funziona adesso. Poteva anche funzionare quando ne avevo bisogno durante la dimostrazione, comunque vedete è arrivato ad aggiornare i file. E concludo questa miniserie appunto con questa ultima parte. Per il momento direi se tra oggi che siamo comunque a metà gennaio più o meno e l'avvicinarsi di aprile avessi altri spunti, altri stimoli che mi fa piacere condividere, aggiungerò dei capitoli successivi, delle appendici a questa miniserie, senz'altro. Vi ringrazio nuovamente per la pazienza di avermi seguito fin qui e alla prossima, grazie.